Ecco i 14 laureati valtellinesi, i 7 iscritti al secondo anno d'università che hanno vinto le borse di studio per laurea e frequenza universitaria messe a disposizione dagli enti bilaterali del commercio e turismo della provincia di Sondrio. La cerimonia di consegna si è svolta nella nuova sede di Via Trieste, 21 borse di studio assegnate per un totale di 18.900 euro. Oggi approfittiamo della consegna delle borse di studio a 21 studenti meritevoli della provincia di Sondrio e lo facciamo proprio nella nuova sede che è qui in via Trieste. Oggi consegniamo 21 borse, che è un piccolo contributo a sostegno di questi ragazzi valtellinesi nel loro compimento degli studi. Di borse di studio a giovani laureati e quindi anche un contributo e un sostegno al dire ai giovani andate avanti perché lo studio è sempre più importante nella nostra vita di cittadino. La consegna delle borse di studio, alla quale non sono voluti mancare i vicepresidenti Fabio Valli e Antonia Piani, rientra nell'ampio ventaglio di iniziative promosse dai due enti paritetici, nati su impulso dell'Unione Commercianti della provincia di Sondrio e dei sindacati di categoria di CGIL, CISL e UIL. Gli enti bilaterali del commercio e del turismo sono un luogo di incontro fra le organizzazioni sindacali e le parti datoriali, ma ancor di più fra lavoratore e azienda. Diciamo che l'aiuto non si ferma al discorso della borsa di studio. La borsa di studio può essere vista come l'ultima fase di compimento dello studio di un ragazzo. Infatti, l'ente dà dei contributi sull'acquisto dei libri di testo, dà dei contributi sull'acquisto del materiale didattico, dà dei contributi, come si diceva, per gli asili nido, dà dei contributi anche per la frequenza degli studi superiori. E il compimento, l'atto finale è proprio quello della borsa di studio quando si conclude il ciclo di studi.